Rete e democrazia digitale, si fa un gran parlare del cosiddetto voto elettronico, ma addirittura c'è chi pensa di svuotare il senso delle decisioni parlamentari, ovvero delle decisioni discusse, condivise, attraverso l'uso di apparati esterni, appunto ad un meccanismo decisionale tradizionale. Una valutazione di tipo tecnico-istituzionale proprio in merito agli aspetti di privacy e protezione dei dati che l'argomento richiama. Naturalmente, prescindendo dalla mia valutazione su cosa oggi possa essere la democrazia digitale e quale debba essere la centralità dei parlamenti nelle istituzioni democratiche, ma prescindo da questo, ci sono due livelli, cioè il voto elettronico nelle elezioni generali o locali è tema all'ordine del giorno da diversi lustri. Ci sono paesi che hanno fatto esperimenti più o meno riusciti e poi hanno rinunciato perché i rischi di alterazione sono molto alti e quindi le misure di sicurezza necessarie per un voto che comunque non è un voto online, è un voto elettronico dentro una cabina elettorale dotata di strumentazioni elettroniche idonee e garantite in un certo modo. Questo è un tema che rimane aperto e che credo potrà anche in futuro avere dei passi avanti. Naturalmente, ripeto, il voto elettronico richiede, se possibile, ancora più controlli di quelli che richiede il tradizionale voto materiale. Altro è il voto online, sul quale ognuno può pensare quello che vuole, quanto possa essere rispettoso, diciamo, del dibattito che accompagna normalmente il momento del voto. Ma è fondamentale che anche il voto online, anche all'interno, come abbiamo avuto modo di dire nella vicenda del caso Rousseau, anche in quel caso vengano rispettati alcuni diritti essenziali, per cui occorre che la struttura che tratta dati particolarmente sensibili come quelli politici venga attrezzata da misure di protezione, di sicurezza adeguate. Se queste non ci sono, quel dato diventa vulnerabile, può essere alterato, può essere manipolato e questo incide sui diritti individuali che sono diritti fondamentali, sempre, qualunque sia la dimensione in cui si svolge la vita in relazione. Ripeto quello che ci dicevamo prima, la vita digitale non è una vita virtuale, non è una vita reale. E io nel momento in cui partecipo online a una decisione ho il diritto ad avere il rispetto delle mie opinioni, delle mie decisioni, perché sto dando un pezzo di me, lo sto consegnando a una infrastruttura digitale e ho l'aspettativa legittima che questo avvenga in un regime di tutela dei miei diritti. E questo è un processo di discussione che sta crescendo. Naturalmente, come tutte le cose, occorre un periodo di confronto in cui alcune cose che sembravano banali e scontate in realtà non lo sono. E vediamo, io confido che anche su questo terreno la maturazione e la consapevolezza democratica del cittadino digitale tenda a crescere. È un processo ineludibile.